L'amore, per essere vero, deve costar fatica, deve far male, deve svuotarci del nostro io. La ricerca del volto di Dio in ogni cosa, in ciascuno, dovunque, in ogni momento, scorgendo la sua mano in ogni cosa che avviene. Questa è la contemplazione nel cuore del mondo. Pure la malaria ci mancava. Oltre all'ulcera, pure la malaria. Hai la malaria? Poverino! Il dottore ha detto che ha una forma blanda di malaria. Una malaria di poco conto, una malaria che ci vuole... Si è adeguata subito al suo proprietario? Secondo te, qual è la medicina? Questa o questa? Questa! Fra tutti i malati che conosco, tu sei il primo che vuole ammalarsi ancora di più! Beh, sono arrivati i tanto attesi aiuti umanitari. Ma che? Sono già 2 giorni che sono bloccati all'aeroporto per problemi di sdoganamento. Ma che cos'è che vi serve di più? Tutto! Penicillina, chinina, antibiotici, ferri chirurgici, anestetici, farina, polvere, ragazzi, smostarci, caffè! Caffè! Beh, un po' di caffè ogni tanto ci vuole. Me pare giusto. Insomma, ci serve un po' di tutto. Vedrai, sarà questione di giorni e poi... E poi nel frattempo qualcun altro ci rimette la pelle. Ma Madre Teresa che dice? È affranta. Ma non molla. Ha una fede tale che mette quasi paura. Lei c'è sempre. Noi a volte crolliamo per la stanchezza. Invece lei c'è sempre. Salta da un malato all'altro come una cavalletta. Si siede accanto ad uno per consolarlo. Deterge il sudore ad un altro, pulisce le ferite della lebbra ad un bambino, poi piange, prega, si rialza, si asciuga le lacrime e ricomincia tutto da capo. Certo, che le devi volere un bene da matti tu. Bene, se potessi avere la millesima parte di quello che ha lei, sarei già in paradiso. Coraggio, coraggio, vedrai che appena arrivano gli aiuti umanitari tutto andrà per il meglio. Speriamo. E io posso fare qualcosa? Sì, curati! Ah, e mi curo! Certo che mi curo! Altro che se mi curo!